Nomadelphia News, 22 giugno 2019. Sabato 8 giugno è nata al mondo Teresa, nella famiglia di Mattia e Gioia. Seguirà un video con la testimonianza di Guglielmo, Stella ed Elisa, che domenica 16, in occasione della festa della nostra Costituzione, l'hanno sottoscritta. Devo dire che dopo 35 anni sono finalmente arrivato a Nomadelphia, che la considero la mia terra promessa. Nell'autunno dell'80 sono venuto per la prima volta con la famiglia qui a Nomadelphia, in questa terra, diciamo, e all'ingresso dei due pini ho avuto proprio la sensazione viva, un'illuminazione direi, della presenza reale di Dio. E ho detto tra me: qui c'è Dio veramente, qui c'è un popolo che vive e cerca di realizzare l'amore, cioè il comandamento nuovo di Gesù, cioè amatevi gli uni gli altri. E anche in questi 3 anni, ogni giorno, ho avuto da parte di tutti i fratelli di Nomadelphia l'aiuto per migliorare e per diventare meno egoista. Quindi questo per me è un segno che è la presenza dello Spirito Santo anche. Il cammino mio è stato molto lungo e se Guglielmo non è arrivato prima è perché io un po' l'ho tirato indietro. L'avere vicino e l'avere la presenza spesso dei Nomadelphia a casa nostra mi ha portato anche a valorizzare e a capire certi valori del Vangelo che fuori non riuscivo a realizzare. Pensando in questi giorni, al momento di oggi, mi veniva in mente quel cantico di Simeone, quando dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E non è che ho voglia di morire, però questa salvezza io la vedo nel cammino mio in Nomadelphia. Sono felice, è la conclusione di un cammino, adesso si apre una strada nuova e spero che il Signore mi doni la sua grazia per continuare questa strada.